cuore, buongiorno. È bello sentirti quando mi dici che hai quella fame. Eh sì, cuore, quindi tutto a posto, no? Il ciccio non ha fatto niente. È buono, che dici? Si può ripetere a mangiare? No, l'unica cosa è il fatto della pastiera napoletana, perché io credo che la pastiera contenga comunque del latte. Ecco perché ti ho detto fai attenzione, perché il latte, insomma, a noi non è che ci faccia tanto bene, e lo sappiamo, eh? Quindi evitiamo magari. Anche se tra un po' mi sentirò di dire no, vabbè, è già nello stomaco, è già digerito. Vabbè, oh pazzo, oh pazzo. Beh, vabbè, cuore, dai. Dai, oggi è l'ultimo giorno. Domani dovresti tornare, insomma, almeno credo. Perché evidentemente sono dei numeri standard, un protocollo dove dovresti, credo, fare giovedì, venerdì, sabato, domenica. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì, forse 5 giorni si fanno. O 6 giorni. Vabbè. Vedi un po', insomma. Ok, eh sì, vabbè, cuore, non ti preoccupare, tra un po' uscirai proprio. Sì, lo so, dice a San Giovanni, almeno mi mettevano dietro la finestra e vedevo un po' di gente. Però ricordati, cuore mio, come stavi a San Giovanni? Non certo stavi come adesso, quindi io preferisco lo stato in cui ti trovi adesso di come quando stavi a San Giovanni. Dai, dai, mo dobbiamo uscire, cuore. O dobbiamo uscire o devo entrare. Non c'è alternativa, oramai siamo agli sgoccioli. Senti, niente, stanotte squilli all'Anto, una volta alle 3, una volta alle 6. Vediamo stamattina se mi chiama, se mi risponde. Perché quello ogni tanto, no? È quando decide lui, come sempre, capito? Vediamo un po' come cazzo dice stamattina, se parla, o se parla nel pomeriggio, ma vediamo. Senti, e poi niente, e poi il resto tutto tranquillo, guarda. Mi sono rilassato tutta l'intera giornata, proprio da anziano, come dici tu, da anziano. Sì, quando fa freddo, non è che o vai in qualche locale, cioè, che cazzo fai, non è che te ne puoi andare in giro, cuore mio. Vabbè. Ieri mi sono visto un film. Bello. Brothers. Trattava di due fratelli. È una storia un po' agghiacciante, fra virgolette. Era una storia praticamente dove lui usciva di galera, l'altro fratello, e l'altro invece era, diciamo, un capitano dell'esercito. E poi, vabbè, succede di tutto e di più, insomma, non te la voglio raccontare ancora per caso, poi magari ti capita di vederlo, quindi poi è brutto sapere già la fine, eh? Sì, il padre è un alcolizzato anche, vabbè. Va bene, cuore. Senti, niente, mo vado a farmi un caffettino. Stamattina è giornata di pagamenti. Speriamo che ci sia qualcosa di lavoro da fare. Era oggi, ok? E niente, ci aggiorniamo al dopo, eh? Comunque, pastiera napoletana, i dolci napoletani sono ottimi. Meno male che non ti ha portato il babà. Assolutamente, cuore pieno di liquore. Oh, pazzo. Comunque si è rilevata una persona molto, molto di cuore, insomma, come dici te, che il lavoro lo
lo fa veramente con il cuore, ma ce ne sono pochi così. Siamo stati fortunati, dai. Ok? Senti, ci aggiorniamo a dopo, ok, cuore mio? Ciao. Un bacio, un cuore e un abbraccio. E non pensare al fatto che stavi dietro la finestra. Se tu rapporti e fai il confronto da come stavi fisicamente prima, come stai adesso, ti rendi conto che dici preferisco adesso come sto. Ne sono certo. Beh, ciao cuore, a dopo. Ciao.